Bene, amici di ANS, benvenuti. Oggi ci troviamo in Vaticano, per la precisione nella cappella della comunità salesiana in Vaticano, e abbiamo con noi un ospite d'eccezione, Monsignor Alberto Lorenzelli. E vogliamo rivolgere a lui alcune domande, visto che tra pochi giorni raggiungerà Santiago del Cile, visto che sarà il prossimo vescovo ausiliare di Santiago, già stato nominato. E allora le vogliamo chiedere, proprio a proposito del momento della consacrazione, del dialogo che ha avuto con Papa Francesco e anche successivamente alla nomina, ci può raccontare qualcosa di questi momenti così emozionanti? Bene, prima di tutto devo riconoscere che è stata una nomina che non mi aspettavo e che mi ha colto di sorpresa. E mi ha colto di sorpresa per la modalità come si è dato, perché chiamato dalla Congregazione per i Vescovi, immediatamente mi hanno consegnato una nomina e non è che mi hanno chiesto se ero d'accordo, se ci volevo riflettere, se ci volevo ancora pensare, era già una nomina di fatto. E la seconda sorpresa è stata che in questo momento di smarrimento di questa nomina, sapendo anche delle sfide che si presentava in una nomina come ausiliare di Santiago, nel pomeriggio mi chiama personalmente il Papa e mi dice: "Ti aspetto qui nel mio ufficio per parlare con te." Ed è stato un momento, credo, molto emozionante, sicuramente l'incontro col Papa, il dialogo, e significativa la sua accoglienza, la sua ricca umanità e la sua sincera paternità. E in fondo, dentro di me c'erano molte resistenze, e gli ho fatto presente anche, le difficoltà che io vedevo e sentivo nell'accettare questa nomina. E lui mi ha detto: "Guarda, accettare questa nomina oggi è da incoscienti. Me l'avessero proposto a me, non so se l'avrei accettato." E allora io mi sono sentito un po' rincuorato, pensando che avesse capito le motivazioni che io gli presentavo. Però poi mi ha detto: "Guarda, ti chiedo di fare una scelta da incosciente e non lo fare per me. Fallo per il bene della Chiesa." E di fronte a una richiesta così, con tutta la forza con cui me l'ha detto, lì a quel punto non gli ho detto di sì, però già sono crollate in me tutte quelle resistenze e direi quei rifiuti che gli avevo presentato precedentemente. Come diceva, la Chiesa in Cile in questo momento è in una fase delicata, tanto da suscitare il commento scherzoso, ma non troppo, del Papa. Secondo lei, che tra poco inizierà questa missione a Santiago, quali sono le caratteristiche, gli elementi fondamentali che un vescovo ausiliare a Santiago dovrà adottare per riconquistare la fiducia della gente? Beh, prima di tutto la mia missione è collaborare con l'amministratore apostolico, lui è il primo responsabile della diocesi, e io ho ben chiaro che il mio servizio è appoggiare in tutto il lavoro dell'amministratore. Secondo, certamente si è creato un clima di sfiducia, soprattutto nella Chiesa istituzionale. Io conto molto sulla religiosità del popolo cileno e della Chiesa di Santiago, perché la gente è credente, la gente si affida al Signore, è una religiosità, se vogliamo, popolare, però a sua volta anche sentita, profonda. E io credo che bisogna partire da quello, vivere una fede con loro che indichi che anch'io sono credente e perciò la mia fede deve essere credibile e autentica. E questo credo che sia il primo segno per riguadagnare un po' di fiducia. E noi dobbiamo camminare accanto a loro. E per ultimo anche credo che noi dobbiamo nuovamente assumere un senso di grande responsabilità
in quelle controtestimonianze che come Chiesa abbiamo dato, soprattutto come Chiesa istituzionale. La prima di tutto è metterci accanto al popolo di Dio, camminare con loro. Secondo è rispondere anche al dolore, al grido delle vittime che hanno dovuto subire il danno dell'abuso di coscienza, dell'abuso di potere, degli abusi sessuali, e camminare veramente accanto a loro, vederli come fratelli che hanno sofferto e che sono stati profondamente feriti da un crimine molto grave. E in questo dobbiamo dare delle risposte, le risposte veramente sentite, non risposte lì immediate o di comodo, ma veramente dove entriamo in empatia con loro e entriamo a soffrire con loro perché il danno è stato molto grave. In questo lavoro, che come dice è molto impegnativo, e il suo carisma salesiano quanto le potrà essere utile? Ma io credo che quello che Don Bosco ha comunicato, quello che Don Bosco ha vissuto, tutto quello che è la ricchezza della spiritualità salesiana, credo che sia un valore importante, un valore aggiunto che possiamo dare. Prima di tutto, quello che Don Bosco chiedeva era la centralità di Dio. E allora dobbiamo offrire questa spiritualità dove Dio è al centro del nostro cammino, del nostro servizio pastorale, del nostro ministero, della nostra attenzione a quelle che sono le sofferenze, le fragilità, le debolezze del popolo di Dio. E la seconda attenzione è che l'amore preveniente di Dio, Don Bosco crea il sistema preventivo proprio perché prevenire il male significa creare motivi di speranza, e noi dobbiamo creare speranza, e credo che ci sono più motivi da sperare che motivi per dire che già non si può risolvere nulla. E l'ultimo aspetto mi sembra quell'attenzione ai giovani. Sicuramente ai giovani li abbiamo delusi, dobbiamo nuovamente porgere una mano e con loro camminare insieme a loro, e anche più che renderli a loro oggetti della nostra pastorale, sono loro che devono essere soggetti di pastorale perché protagonisti, giovani per i giovani. E in questo senso li dobbiamo formare, li dobbiamo accompagnare, dobbiamo stare accanto a loro, dobbiamo ascoltarli e condividere con loro le speranze, le inquietudini, i dolori, le sofferenze e le gioie del nostro tempo. Eccellenza, lei, essendo stato consacrato vescovo il 22 giugno scorso, ha ricevuto anche numerosi segni di questo suo nuovo incarico. Ce ne potrebbe presentare il senso e il significato? Il primo segno, il primo significato che io vorrei così presentare è la presenza del Santo Padre, che ha voluto lui personalmente consacrarmi vescovo. E questo credo che sia stato un grande gesto, un grande segno che lui mi ha voluto dare della sua paternità. Vuoi custodire il puro e integro deposito della fede secondo la tradizione conservata sempre e dovunque nella Chiesa fin dai tempi degli apostoli? Sì, lo voglio. E soprattutto anche in quel stringermi in un abbraccio, in quello di dirmi grazie per aver accettato, io credo che già questo sia un grande segno e indica anche come il Papa sente la necessità di provvedere alla Chiesa e alla Chiesa del Cile, e con quell'affetto, con quel sentimento, con quella emozione con cui l'ha manifestato. Beh, in quel momento il Papa mi ha consegnato il pastorale. E il pastorale è stato un regalo, un dono che mi hanno fatto la gendarmeria. L'altro segno che il Papa mi ha dato è, per sempre con il buon pastore, questo anello che lui mi ha regalato e che ha messo nel mio dito e che segna anche
il mio matrimonio con la Chiesa e con la Chiesa di Santiago. E nella croce, che sempre ho voluto anche indicare la figura del buon pastore, e la croce salesiana, è un regalo di un salesiano che mi ha voluto consegnare per da una parte perché è la figura del buon pastore e dall'altro perché rimanga vivo questo che mi ha accompagnato in tutti questi anni, che è il buon pastore salesiano. Poi l'altro è lo zucchetto che indica la parte del essere uno degli anziani, no? Però anziani intesi di chi deve avere esperienza, no? E per ultimo ha posto in sopra quello che viene chiamata la mitria, e la mitria è un segno anche di regalità, di presidenza dell'assemblea, e allora ha messo su questo mio capo questo che è la mitria, e che io la porto anche in segno, direi, con molta umiltà. Volevo farle una domanda su un altro che è un segno importante per un vescovo, il motto episcopale. Prende spunto da ciò che dice San Paolo nella lettera ai Filippesi, che invita a rallegrarsi sempre nel Signore. Grazie, Monsignor Lorenzelli, e auguri per il suo nuovo ministero. Grazie, ringraziamo allora Monsignor Lorenzelli per questa ampia intervista e gli facciamo i nostri migliori auguri per il suo nuovo ministero.